E adesso il primo che dice che a Napoli abbiamo traffico, dopo aver visto queste immagini. Buongiorno ragazzi, come state? Allora, in questa lezione noi parleremo dello stallo dei processi, perché ci sono queste immagini e stavolta penso sia davvero superfluo dirlo. Lo stallo dei processi è soltanto una delle ipotesi di stallo, ma in realtà lo stallo si può avere in tante circostanze di vita, come appunto il traffico stradale. Ma da cosa nasce il traffico, ragazzi, fondamentalmente? Lo siete chiesto? La prima cosa che, al di là dello stupore, no? Guardare questo tipo di immagini, la prima cosa che sicuramente balza ai nostri occhi è il fatto che ci sia una grandissima quantità di traffico. E in effetti il primo parametro, che va considerato è proprio il problema del dimensionamento. Gli ingegneri, civili che progettano ad esempio una strada, in poche parole, dovrebbero sicuramente fare uno studio su quelle che sono le frequenze d'uso di quella risorsa, di quella strada, di quell'incrocio, e in base ad essa dimensionare opportunamente la risorsa. È chiaro che questo non sempre è possibile perché ovviamente ne vanno di mezzo costi, ne vanno di mezzo possibilità, perché magari la strada non lo permette, quindi perché magari è circondata a destra e a sinistra da palazzi, quindi non è possibile ampliare la strada. Ci sono tante circostanze per le quali, in qualche modo, delle risorse sono più, dei sistemi sono più predisposti rispetto ad altri alla congestione e quindi allo stallo. Bene, abbiamo quindi detto che ci occuperemo dello stallo dei processi e vediamo subito in questa schermata l'indice delle argomentazioni. Allora, parleremo in generale del modello, del sistema, quindi cercheremo di capire effettivamente quali sono le configurazioni di uno stato che porti a uno stallo di processi, quindi quali sono le caratterizzazioni, quali sono quindi poi i metodi di gestione, ovvero sia vedremo metodi di tipo preventivo, metodi di rilevamento e metodi di ripristino. In realtà spesso, e questo è scritto appunto nell'ultimo elemento di questo elenco, spesso viene impiegato un approccio combinato. Bene, in ogni anno, ogni volta che inizio il corso, mi fa sempre molto piacere portare questo esempio che anche questo rasenta il ridicolo. Questa è una legge del Kansas del XX secolo, che è stata appunto una legge che ha fatto un po' sorridere, che adesso non c'è più, ma in realtà questa legge descriveva il comportamento di due treni nel momento in cui questi due treni vengono a trovarsi entrambi ad un incrocio, quindi come comportarsi. Se voi avete letto già, ma leggiamolo insieme, sta scritto che quando due treni convergono ad un incrocio, entrambi devono fermarsi e nessuno dei due può ripartire finché l'altro non si sia allontanato. Della serie che siamo, su scherzi a parte, è una legge, è stata fatta questa legge, ma in realtà una legge che non è una regola che non risolve assolutamente il problema. Però intanto questa legge per qualche momento è esistita e ha fatto parte di un regolamento ufficiale. Bene, allora a questo punto direi subito di guardare non più il caso ferroviario, ma cominciamo proprio a guardare il caso stradale, che è quello sicuramente che è quello per eccellenza, che viene spesso impiegato, viene preso in prestito, perché ben si adatta molto bene proprio al modello della congestione di processi. Allora, in questa slide, vedete, c'è un incrocio, ci sono quattro incroci stradali in realtà. Abbiamo un incrocio qui, qui e qui, no? Quattro incroci. Questi quadrati neri rappresentano degli isolati, dei palazzi, dei giardini. Insomma, questa qui è la strada. Quello che è importante è che una fotografia vista dall'aereo, da un elicottero, dall'alto, di una situazione di stallo è una configurazione tipo questa. Che cosa succede? Vedete, qui ci sono una serie di automobili in fila che purtroppo non possono oltrepassare e proseguire il loro percorso perché è bloccata un'altra fila, che è bloccata quest'altra fila, che è bloccata quest'altra fila e così via. Il cosiddetto cane che si morde la coda. E, ragazzi, già guardando questa immagine ci sono tante riflessioni che possono essere fatte.
Una è un po' quella che abbiamo detto poco fa, ovvero sia, perché e quali sono le ragioni di questo stallo? Beh, se voi guardate, sicuramente in primis vedete che c'è una sola fila di automobili, quindi diciamo che in qualche modo se le strade fossero state più larghe o meno traffico, e quindi è un rapporto fondamentalmente tra quanto traffico e quanta risorsa c'è. Quindi, se noi sfruttiamo tutta la risorsa, in questo caso, quindi c'è una fila di automobili, come ho detto qualche istante fa, la corsia è unica, quindi diciamo non ci sono molte possibilità di scelta. Quindi, qualora non ci siano dei semafori, delle regolamentazioni opportune, la congestione, diciamo, è pressoché assicurata, soprattutto se c'è l'alta congestione, come ho detto. E quali sono quindi i metodi che noi possiamo immaginare, quello che andremo a vedere in questa lezione, per ovviare a questa problematica? Ma guardando anche questo disegno, se ponessi la domanda, molti di voi sapranno sicuramente quantomeno tentare qualche risposta del tipo, beh, per esempio, potremmo parcheggiare, per esempio, una macchina, una sola, soprattutto quali, non tutte sono equivalenti in questo caso, ma soprattutto quelle rosse, che della fila sono delle macchine particolari. Perché? Perché sono quelle che proprio fungono da tappo, no? Quelli che impediscono alla fila ortogonale, quindi che incide ortogonalmente, di poter attraversare l'incrocio. Quindi se facessimo saltare una di quelle macchine con una bella bomba, magari potremmo ipotizzare che il traffico defluisca. Perché in realtà è vero, ragazzi, che in questo caso noi abbiamo tante automobili, no? Però in questo caso, se ci fate caso, basterebbe far saltare una sola macchina. Per esempio, potremmo ipotizzare di far saltare questa automobile, oppure questa, cioè una di quelle che impedisce il passaggio di un'altra. Per cui una fila defluirebbe, sbloccando a sua volta l'altra fila, l'altra fila, l'altra fila. Quindi è vero, alle volte mi sembra un po' una situazione simile a quella di un lavandino con un tappo, no? Basta togliere il tappo, anche se il buco è piccolino del lavandino, poi tutta l'acqua defluisce via, no? E quindi è quello che un po' ci si aspetta anche in un sistema informatico. Quindi, anche se c'è un'elevata congestione, però, se si è intelligenti e se si riesce a individuare l'esatto punto in cui eventualmente si colpisce, qualcosa potrebbe accadere di positivo. Ovviamente, bisognerebbe poi capire qual è la macchina che deve saltare. Infatti, poi c'è una problematica che andremo ad affrontare meglio successivamente. Si parla di selezione della vittima, quindi qual è la macchina che proprio dovendo saltare, ormai tutte così come sono, sono tutte bloccate, non abbiamo più nulla da perdere, o perdiamo tutto o ne perdiamo una. Quindi, quale scegliamo? Qual è il danno minore che potremmo avere nel far saltare una sola di queste automobili? Quindi, anche questa è un'argomentazione che andremo ad affrontare. Ma andiamo con calma, avviciniamoci gradualmente, siamo partiti dal fatto stradale, cerchiamo adesso di guardarlo come un fatto più possibilmente informatico. Allora, in linea di generale, ciò che avviene, le condizioni proprio classiche dello stallo, sono proprio quelle di possesso e attesa, come abbiamo visto anche per il problema dei filosofi, no? Dove c'è, nel caso dei filosofi, ogni filosofo ha, il blocco si ha quando ognuno di essi detiene una risorsa, quindi ha in mano una risorsa e cerca di accaparrare anche l'altra, che a sua volta è impegnata da un altro filosofo, che a sua volta attende da un altro filosofo, puntini, 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 fino ad arrivare a una circolarità e l'ennesimo attende di nuovo dal primo filosofo. Quindi, sostanzialmente, se voi osservate, le condizioni generali che sovrasiedono a situazioni di stallo sono, allora, sicuramente la congestione, l'errato dimensionamento della risorsa, ma in tutto questo sicuramente quella di una condizione di possesso e attesa. Cioè ogni processo, nel caso informatico, ogni processo detiene una parte di una risorsa, o tutta, no, diciamo una parte, normalmente, e cerca di accaparrarsi un'altra parte. Quindi ognuno di essi vale questa condizione. Quindi queste sono le condizioni per il blocco, per lo stallo. Vediamo per esempio il caso specifico, per esempio, soprattutto guardando l'esempio 2, questa è una cosa che abbiamo visto per i semafori, no? Quando è che si ha il blocco? Abbiamo visto che se abbiamo due semafori, come nel caso specifico, il semaforo A e il semaforo B,
inizializzati al tempo 0 ad 1. Se vi ricordate, inizializzare un semaforo ad 1 significa impostarlo a verde, cioè si può passare, no? Quindi, se imponiamo che sia A che B sono impostati ad 1, significa che possiamo passare. Allora, che succede? Se un processo P con 0 viene letto prima di tutto quanto, quindi cosa fa? Si fa la so wait di A. Quindi cosa succede? Se abbiamo inizializzato sia A che B ad 1, quando P con 0 si fa wait di A, passa, perché ovviamente A vale 1, però nel passare l'istruzione wait di A, automaticamente il semaforo A diventa 0. E poi passa anche il wait di B, riesce a passare perché B vale 1 all'istante iniziale, quindi passa sia A che B, però dopo il passaggio di A e B, sia A che B valgono 0. A quel punto, se viene dopo P con 1 troverà un wait di B e non può più passare in questo caso, e neanche wait di A, ovviamente, di conseguenza, perché si fermerà già al primo livello. Però, se fosse arrivato prima P con 1 e poi P con 0, P con 1 poteva passare sia la prima barriera, cioè wait di B, e sia wait di A, e a quel punto, arrivando successivamente P con 0, si sarebbe bloccato sulla wait di A. Questi sono i casi normali, ma vediamo un caso particolare e che proprio riguarda il caso più importante, cioè il problema dello stallo. Se ipotizziamo che sia P con 0 che P con 1 arrivino tutte e due fondamentalmente quasi insieme, per cui che succede? P con 0 esegue la sua istruzione wait di A, però prima ancora che vada a eseguire la wait di B, P con 1 si segue anche lui la wait di B. Quindi diciamo, arrivano tutti e due all'istante T con 0, cioè sia P con 0 che P con 1, però all'istante T con 1 tutte e due si fanno ognuno la propria istruzione. P con 0 si fa la wait di A e P con 1 si fa la wait di B. A questo punto entrambi restano bloccati, perché nel passaggio successivo P con 0 non si potrà fare la wait di B, cioè non potrà superarla perché la B si è azzerata nel primo passaggio di P con 1, e anche P con 1 non potrà eseguire, andare oltre, perché il suo semaforo A è stato non negativizzato, è stato azzerato dal primo passaggio di P con 0, che da 1 ha decrementato il semaforo, l'ha portato a 0. Quindi in questo caso, in questo preciso caso, si ha stallo perché nessuno dei due è passato. Mentre nella prima circostanza, anzi nelle prime due circostanze che ho menzionato proprio adesso, bene o male, se passa uno solo e l'altro resta bloccato, si può sperare che qualcosa succeda nel sistema per cui magari si abbia uno sblocco di quel semaforo e quel processo possa andare avanti. Ma in questa circostanza, se noi ipotizziamo che sia soltanto due processi nel sistema, in questo caso, quindi se tutti e due scandiscono tutte e due le prime wait, P con 0 la wait di A, P con 1 la wait di B, non ci sono speranze che la variabile si possa sbloccare, il semaforo si possa sbloccare, e quindi è uno stallo conclamato, cioè dichiarato. Non c'è niente da fare e quindi bisognerà adottare una soluzione e poi andiamo a vedere quale. Intanto siamo in una fase nella quale vogliamo riconoscere una certa situazione avvenuta. Bene, questa problematica non è soltanto legata a una problematica di stretta circolarità, come abbiamo visto per i filosofi o per l'incrocio, ma anche diverse circostanze che sono molto, molto simili, affini. Per esempio, questo che guardate su questa slide in questo momento è l'esempio dell'attraversamento di un ponte. Allora, vedete, al centro del ponte noi abbiamo la strada a sinistra e la strada a destra, che sono due strade belle larghe. Il problema dove si pone? Nel momento in cui la risorsa, la strada, visto che noi vediamo la strada, quindi il ponte, come una risorsa, diventa una strozzatura, diventa piccolo. Quindi riducendo la risorsa si ha il problema. E anche questo rispecchia non solo il fatto statale, ma anche il fatto informatico, come stiamo più volte dicendo e ribadendo. Quindi che significa? Che le automobili, se vengono a trovarsi frontali, quindi immaginate che queste di sinistra camminano tranquillamente, poi sul ponte, che per questioni economiche, ecco, vedete, perché il ponte non è largo? Perché realizzare un ponte costa, no? Quindi bene o male ci si è dovuti limitare a fare un ponte più piccolo, o perché magari c'erano condizioni naturali per cui non potesse essere più grande, al di là dei costi.
Però fatto sta che la riduzione della risorsa ha fatto sì che nell'attraversamento di questo ponte si sono trovate faccia a faccia, quindi l'automobile rosa provenendo da sinistra verso destra ha trovato, si è dovuto imbattere un'automobile verde che da destra andava verso sinistra e si sono incontrate sul ponte e a quel punto non c'è stata possibilità di sblocco a meno che una delle due automobili non decida di fare retromarcia, ciò che avviene anche nel caso stradale, no? E questo potrebbe essere un'ipotesi, visto che, come ho detto più volte, una delle ipotesi di sviluppo nei modelli dei sistemi operativi è quello di attingere modelli sociali che sono già consolidati perché funzionano e sono provati e comprovati da anni. Quindi il modello stradale e dell'attraversamento di un ponte e l'arretramento di un'automobile potrebbe suggerirci l'arretramento di un processo. Ma che cosa significa? Quindi fare una retromarcia di un processo significa fare quello che spesso in termini informatici viene detto un classico rollback, quindi un rollback, quindi è un ritorno indietro. Ma ovviamente, diciamo, in qualche modo noi possiamo sicuramente ipotizzare che un'automobile faccia una retromarcia, ma che cosa significa fare una retromarcia su un processo molto sofisticato? È molto problematica la cosa, perché significherebbe in qualche modo far arretrare il processo al suo precedente stato di computazione, quindi come dire, eliminare, ignorare tutto ciò che è maturato da un certo punto in poi di elaborazione di quel processo. Quindi farlo tornare indietro, e in questo modo, tornando indietro il processo, quindi tornando a uno stato computazionale precedente, significa che in qualche modo mollerebbe una delle risorse che, per esempio, si è preso per poter fare il passo successivo. Questo passo sarebbe utile perché mollando una risorsa, questo mollare potrebbe far sì che l'altro processo che è in attesa, o gli altri processi che sono in attesa, sfruttino proprio la risorsa che stavano aspettando per poter finalmente avanzare nella computazione. Quindi questa è un po' la filosofia generale. Anche in questa circostanza bisognerà poi stabilire quale dei processi debba compiere questo passo indietro, perché si tratta di perdere, bisogna essere disposti a perdere una piccola parte di calcolo, ma il gioco va alla candela, perché altrimenti bisognerebbe essere disposti a perdere proprio tutto, cioè se nessuno dei due contendenti sul ponte vuole tornare indietro, l'unica possibilità è non c'è la possibilità è che in qualche modo si faranno Pasqua, Natale ed Epifania sul ponte e niente potrà succedere. Quindi in qualche modo conviene avere un piccolo danno, ma quindi con il rollback di uno o più processi, pur di cercare di non perdere proprio tutto, ecco. Cerchiamo quindi di comprendere in maniera sempre più formalizzata la problematica. Allora, ragazzi, fondamentalmente noi abbiamo identificato nel nostro sistema, parlando di automobili, parlando appunto di automobili e macchine, parlando delle bacchette dei filosofi e del riso che loro devono mangiare, stiamo implicitamente parlando di due gruppi di entità. Abbiamo da una parte delle risorse e dall'altra parte gli utilizzatori delle risorse. Quindi nel caso stradale gli utilizzatori delle risorse sono le automobili, le risorse sono le strade, gli incroci. Nel caso dei filosofi appunto gli utenti sono gli stessi filosofi con le loro bacchette e diciamo la risorsa da poter utilizzare è il riso in qualche modo, no? E giù di lì potremmo fare tanti tanti esempi, ma la cosa importante è appunto di considerare, cominciamo proprio dal modello base, le risorse. Anzitutto noi possiamo considerare che ogni sistema abbia tipi di risorse, quindi vedete c'è scritto R1, R2, R3, R con M, e ogni tipo di risorsa può contenere più istanze, cioè in qualche modo stiamo cercando di comprendere che nel modello del sistema che vorremmo andare a discutere
Quando parliamo delle risorse, non possiamo parlare indiscriminatamente di risorse, ma di classi di risorse. Quindi potremmo parlare di una classe di risorse della CPU, perché per esempio sul nostro sistema ci possono essere quattro processori assolutamente identici, no? Che possono essere interscambiati nell'uso e quindi in quel caso costituiranno una classe. Questa è un'argomentazione che andremo tra qualche istante ad approfondire meglio, però intanto siamo capaci già di individuare in maniera molto semplice che è fondamentale immaginare che l'insieme delle risorse possa essere raggruppato per tipologia. Quindi potremmo dire che ogni classe di risorsa, per esempio la classe R con I, nel proprio interno possiede un certo numero di istanze. Quindi diremmo che R con I ha W con I istanze. Ecco, c'è scritto qui R con I ha W con I istanze. L'altra cosa che prima di addentrarci dobbiamo subito considerare è quali sono fondamentalmente gli eventi che ci conducono alla progressione dell'elaborazione. Fondamentalmente ogni processo ha una fase di richiesta delle risorse, quindi la prima cosa richiede delle risorse. La seconda cosa, qualora la richiesta gli venga concordata, le usa le risorse. Terza fase è il rilascio. Quindi una volta che le ha utilizzate, le risorse vengono di nuovo messe a disposizione, rivengono messe in circolo affinché gli altri processi le possano utilizzare. Ragazzi, sono concetti abbastanza banali, però è molto importante individuare queste fasi perché attraverso l'identificazione di queste fasi potremmo valutare il nostro punto di intervento, cioè in quale momento a noi conviene intervenire per poter tentare di evitare questi deadlock, questi blocchi del nostro sistema, no? Perché noi potremmo effettivamente intervenire, ovviamente, nella fase di richiesta. Beh, sì, si potrebbe intervenire nella fase di richiesta, perché la fase di richiesta è una fase, direi, preventiva, chiaro? La fase di uso pure si può intervenire come, per esempio, se il sistema accetta prelazione. Che significa prelazione? L'abbiamo visto nello studio dei processi. La possibilità di prelazionare è proprio quella possibilità che noi abbiamo a un certo istante di poter strappare le risorse ad un processo che le detiene. Strappare le risorse significa in qualche modo bloccare quel processo nella sua esecuzione e quindi magari forzarlo, per esempio, a un rollback, ma la cosa importante è che gli abbiamo strappato le risorse per poterle utilizzare. Quindi questa è una fase nella quale, quindi la fase di uso nella quale potremmo anche intervenire. Ci sono pro e contro se è meglio intervenire nella fase preventiva o nella fase esecutiva. Ci sono pro e contro, adesso potremo analizzarli insieme. Perché richiedere, diciamo, già possiamo fare qualche accenno, però andiamo a approfondire meglio, che poter intervenire nella fase di richiesta comporta sicuramente uno sforzo di calcolo, perché bisogna capire nella complessità di tanti processi che cosa e che fanno, se è possibile, perché non, con la gran parte dei casi non è neanche realmente possibile, perché ogni processo è estremamente complesso in tutto ciò che fa, quindi immaginate moltiplicato per n processi, e moltiplicato per le loro interazioni, quindi non è affatto semplice poter tentare di trovare un algoritmo che sicuramente ci garantisca una fase tranquilla di richiesta, quindi una fase sicura, ma in qualche modo però qualcosa si potrà fare e questa è una cosa che andremo a vedere. Il costo che invece, quindi il costo che dovremo sostenere per la fase di richiesta è un costo computazionale che ci permette di individuare le criticità e quindi l'individuazione di una criticità costa tempo di definizione della criticità. E nel caso invece di qual è il costo che dobbiamo pagare nel caso d'uso, ovviamente anche qui è dovuto al rollback perché strappare, fare un'azione forzata. Quindi prendere le risorse da parte di un processo che sta lavorando,
quindi comporta farlo arretrare, e questo comporta sicuramente, al di là dello sforzo computazionale, addirittura significa annullare una computazione che è stata già avvenuta per poter poi eventualmente riprendere in futuro. Quindi diciamo che sia la richiesta che l'uso sono due fasi il cui intervento, il cui posizionamento delle strategie che possono in qualche modo risolvere il deadlock hanno sicuramente un costo. La fase di rilascio, no, non, diciamo, è solo una fase nella quale le risorse rilasciano, anzi, siamo ben contenti, faremo una festa nel momento in cui il processo finalmente rilascia le risorse, perché in quella fase nella quale è inutile intervenire, perché è la fase dove il processo spontaneamente ci concede finalmente qualcosa che in qualche modo ci favorirà nella maturazione degli altri processi, nell'evoluzione degli altri processi. Quindi, ragazzi, memorizzate richiesta, uso e rilascio. Faccio un'ultima considerazione prima di andare nella prossima slide, è che in linea di massima, come abbiamo visto nelle situazioni di traffico congestionato, come abbiamo visto più volte in tante circostanze, come anche gli stessi filosofi, no? Una delle soluzioni per evitare è quella di avere abbondanti risorse, ma questo non è sempre possibile perché ci sono problemi di costi e una serie di considerazioni ma diciamo quello sarebbe l'ideale, perché sicuramente una larga strada impedisce un blocco, un tavolo con i filosofi dove ci siano un tavolo molto ampio dove i filosofi abbiano a disposizione tanti posti in cui sedere, quindi difficilmente vengono a trovarsi l'uno accanto all'altro, quindi più è la risorsa, più mettiamo a disposizione risorsa, meno possibilità di blocco c'è. Il ponte più largo è, meno possibilità di conflitti abbiamo, quindi più ampliamo la risorsa, meglio è. Dunque, a questo punto, quando si parla di caratterizzazione delle situazioni di stallo, è importante fare un'analisi che tende appunto, sulla base di tutto ciò che abbiamo detto, a individuare quattro condizioni precise per le quali avviene lo stallo. E queste condizioni fondamentalmente devono verificarsi tutte e quattro. Quindi, se, perché è importante? Ecco, perché se riesco a evitare che una sola di queste condizioni venga a rompersi, venga a decadere, che non si verifichi una sola, allora, in quel caso, io mi garantisco che ho la possibilità di evitare lo stallo, quantomeno di risolvere un problema che potrebbe diventare critico. Vediamo insieme quali sono queste quattro situazioni. Allora, queste quattro situazioni, o meglio, condizioni, sono la condizione di mutua esclusione di possesso e attesa, di impossibilità di prelazione e di attesa circolare. In qualche modo, per tutte le cose che abbiamo fino adesso detto, credo che siano anche chiare. Però, visto che abbiamo la slide, ci siamo arrivati, però adesso formalizziamo la cosa. L'abbiamo detta così, un po' campata nell'aria, nel senso non scritta. Allora, vediamo adesso invece proprio da vicino. Quindi, che cosa intendiamo per mutua esclusione? Per mutua esclusione intendiamo il fatto che solo un processo alla volta può utilizzare una risorsa, mutua esclusione, chiaro, il ponte, una mutua esclusione, solo una alla volta. Quindi se si ha questa condizione, questa è una premessa per un deadlock. Ragazzi, ognuna di queste condizioni da sola non è la condizione del deadlock, ognuna di queste è una condizione necessaria, singolarmente necessaria, ma non sufficiente a che un processo, un insieme di processi possa trovarsi in uno stato di deadlock. Allora, la seconda condizione è possesso e attesa. Allora, se si verifica possesso e attesa, significa che ogni processo detiene e vuole qualcosa, no? Attende qualcosa. Quindi un processo in possesso è in possesso di almeno una risorsa e attende di acquisire risorse già in possesso di altri processi. Ed è ciò che abbiamo detto, no? Impossibilità di prelazione. Quest'altra proprietà che cosa dice? Dice appunto che una risorsa può essere rilasciata dal processo
che la possiede solo volontariamente dopo aver terminato il proprio compito, cioè impossibile di prelezionare. Quindi questa è la condizione che, qualora non sia prelazionabile, non li posso strappare, non posso dire all'automobile vai indietro, non la posso, non, devo soltanto aspettare che volontariamente accadano le cose. Quindi anche questa è una condizione che favorisce un blocco, no? E poi abbiamo l'attesa circolare. Che cos'è l'attesa circolare? Questa forse è un pochino leggermente, un po' più, meno intuitiva, però l'abbiamo anche essa menzionata, soprattutto quando abbiamo le automobili che in un isolato vengono costituite a una circolarità. Quindi nel caso informatico ne dovremmo dire che ho una serie di p con n processi, p con 1, p con 2, p con n. In attesa circolare significa che p con 0 mancia una risorsa in mano e sta usando una risorsa, e però vuole una risorsa che c'ha P con 1. P con 1 a sua volta c'ha una risorsa in mano, però vorrebbe qualcosa, un'altra risorsa che c'ha P con 2. P con 2 c'ha eccetera eccetera, puntini, puntini, puntini. P con n, anche lui detiene una risorsa che sta utilizzando, ma cerca per andare avanti nell'elaborazione un'altra risorsa che detiene P con 1. Quindi P con 1, P con 2, P con n, fino ad arrivare di nuovo a P con 1. Questa è una vera e propria circolarità. Quindi ripeto, ragazzi, che queste quattro condizioni sono le condizioni dello stallo, che, per le quali, ecco perché sono state individuate, perché se io riesco a rompere una sola di queste condizioni, in qualche modo garantisco il defluire del traffico, la possibilità di far avanzare, anche se lentamente, 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 il defluire del traffico, quindi defluire della possibilità di calcolare, continuare a elaborare i processi. Dico lentamente perché, ragazzi, non è che variando una sola condizione, così come per magia, tutto il traffico verrà in maniera rapida come dire, a concludersi. No, infatti, se voi guardate anche lo stesso esempio del traffico, un rompere, togliere una sola automobile, in qualche modo sblocca man mano, gradualmente, cioè la risorsa man mano viene a essere utilizzata da un numero maggiore, sempre più di automobili nel caso del traffico, via via, fino a che la densità tende a diluire, e più diluisce la densità, più sarà rapido il deflusso del traffico, nel caso cittadino, dell'elaborazione, nel caso informatico. E quindi le considerazioni fin qui espresse fanno nascere un'esigenza forte di provare a cercare degli strumenti che impediscano, quantomeno ci aiutino nella prevenzione di questi benedetti stalli, che sono davvero dannosi perché significa il blocco del sistema, no? Un primo tentativo è quello di utilizzare quello che viene normalmente detto l'algoritmo del grafo. Come dice il nome, grafo, abbiamo bisogno innanzitutto di identificare un grafo, quindi di trovare un isomorfismo tra le entità che sono presenti sul sistema con un grafo. Che cosa abbiamo nel sistema? Abbiamo processi, risorse, poi abbiamo processi che richiedono risorse e risorse che sono assegnate a processi. Questi sono sostanzialmente gli elementi che noi identifichiamo sulla nostra piattaforma, sul nostro sistema. Quindi il passo che si compie nella realizzazione di questo grafo, che è composto da nodi e da archi, quindi nodi o vertici ed archi, possiamo farlo stabilendo una corrispondenza tra i processi e le risorse con i nodi o vertici del nostro sistema. Quindi diremmo che associeremo ad ogni processo o ad ogni risorsa, una classe di risorse, un nodo del nostro grafo, mentre associeremo al nostro grafo, associeremo quindi gli archi, gli associeremo sia le richieste che i processi fanno alla classe delle risorse, sia l'assegnazione che la risorsa fa al processo. Ne parleremo adesso dettagliatamente. Intanto, quindi, abbiamo fatto questo primo passo, trovare questa corrispondenza. Nel particolare, potremmo dire che il grafo di assegnazione è così realizzato. Quindi, per ogni processo, noi
lo andremo a tracciare con un pallino che rappresenta nel grafo il nodo. Per ogni invece insieme di risorse equivalenti, cioè, creeremo, identificheremo un tipo di risorsa. In questo caso, ad esempio, abbiamo un tipo di risorsa con quattro istanze. Attenzione, qua devo spendere una parola per precisare un concetto. Noi parliamo di classe di risorse o tipo di risorse, intendendo che ogni classe o tipo può contenere nel proprio interno diverse istanze di risorse. Facciamo un esempio proprio molto semplice di carattere pratico. Voi potreste immaginare di avere, per esempio, a casa vostra, 3-4 stampanti su cui potreste stampare. Magari non sarà così, però immaginiamo che sia, per un attimo, che sia così. Se per voi queste stampanti che avete sono assolutamente identiche tra di loro, e perché le avete comprate allora? Vabbè, ma per un ufficio questa condizione può verificarsi, no? Dove ci sono più stampanti per evitare, ecco appunto, aumentando la risorsa, io diminuisco la possibilità di congestione. Sarà poi il sistema operativo a stabilire se devo stampare effettivamente, una volta che ho lanciato il mio job di stampa, se devo stampare sulla stampante numero 1, sulla numero 2, numero 3 o numero 4, in base a considerazioni di carico, qual è quella più scarica, di quanti processi ha meno, quella più processi, quell'altra ne ha di meno, quindi cercare di bilanciare un po' il carico di stampa, anche in base a considerazioni di carattere economico. Voglio per esempio che la stampante numero 3 c'ha più toner o inchiostro, quindi voglio stampare lì anziché sulla stampante numero 1. Quindi una serie di considerazioni che spingono, non noi, ma il sistema operativo, è lui che fa la scelta, però per noi sono uguali. Quindi significa che possiamo considerarla anche come una classe, e il sistema operativo, in base a considerazioni sue, pesca in questo insieme una sola di queste stampanti e procederà con la stampa. Ok? Quindi, ripeto, ragazzi, questi sono concetti semplici, ma su questi non dovete farmi nessun tipo di errore. I processi sono associati a un unico pallino che rappresenta il nodo o il vertice. Mentre per quanto riguarda le risorse, sono anche se associati ai nodi, però non sono circolari. Ma per fare un distinguo rispetto ai processi, li facciamo quadrati, vedete, sono tutti quanti quadratini. E all'interno di ogni classe ci sono delle risorse equivalenti. In questo caso, quindi, abbiamo quattro risorse, quattro istanze di risorse per questa classe. Poi andiamo avanti e cerchiamo adesso di identificare gli archi. Gli archi, vedete, sono di due tipi, così come i nodi sono di due tipi, o rotondo o quadrato, che sia un processo, sia una classe di risorse. Nel caso di archi ci sono due tipi di archi e questi vengono detti o come archi di richiesta o come archi di assegnazione. Il primo caso, ecco, vedete, c'è piconi che punta al quadratino. Attenzione, ragazzi, fate molta attenzione a quello che sto dicendo. Perché? Vedete che questa freccia non sta puntando a un quadratino rosso. Vedete? Punta a tutto il quadrato. Cioè, quando Piconi sta facendo una richiesta di un'istanza, richiede l'istanza, ma non richiede quale specifica istanza. Chiede, a me serve della memoria, mi serve un disco, mi serve. Chiede soltanto il tipo di risorsa che gli serve. Poi sarà il sistema operativo a scegliere quale di quella che lui ha a disposizione e che si risulterà più conveniente per una serie di euristiche e di calcolo che lui dovrà fare per capire quale assegnare realmente. Quindi, ripeto, non è fatto la punta della freccia non va sul singolo elemento, ma va su tutta la classe. Vedete, osservate, la punta di questa freccia tocca l'esterno di questo quadrato, perché un processo si chiede alla classe, a tutto, non alla singola istanza. Alla singola istanza l'assegnazione materialmente va al sistema operativo, in base alla situazione di convenienza. Okay? Poi abbiamo l'altro tipo, il secondo tipo di arco, che è quello di assegnazione, che significa, in questo caso, una volta che il processo ha fatto una richiesta, se è disponibile, c'è, eccetera, eccetera, allora il sistema operativo gliela concede. Quindi ovviamente non gli concede tutta la classe, ma gliene concede una. In questo caso, vedete, ha scelto questa qui, la prima in alto a sinistra, e gliela concede. Quindi in questo caso diremo che Piconi, il processo generico Piconi, possiede una risorsa, un'istanza della risorsa della classe RconJ, per esempio. Va bene? Chiaro? Domande? No? Andiamo avanti. Bene. Detto questo, un grafo di assegnazione delle risorse, ecco, potrebbe essere come quello mostrato in questa slide. Analizziamolo insieme.
Allora, vedete, ci sono, questo grafo quindi comporta, come abbiamo detto poco fa, di nodi, e quindi questi nodi sono sia processi che questi cerchietti rossi dei processi, sia risorse, le classi risorse. In questo caso la classe, ogni classe contiene una istanza, RU, R2, R3 ed R4. E queste freccette stanno a simboleggiare, quindi che per esempio il processo Picon 1 possiede una risorsa della classe R2. In questo caso R2 ha due istanze, R4 ne ha tre. Quindi Picon 1 sta richiedendo un'istanza della classe R2, mentre sta richiedendo l'unica istanza della classe R1, mentre R1 viene assegnata al processo P2 ed è unica. E P2 richiede per esempio ad R3, che in quel momento è stata assegnata l'unica risorsa, l'unico elemento di quella istanza, al processo P3. In questo caso, per esempio, potremmo dire che per esempio R4, nessuno se ne frega di R4, cioè c'ha delle risorse, per esempio le stampanti, ma nessun processo vuole stampare, quindi non c'è nessuna richiesta. Nel caso di R2 invece è una risorsa che ha due istanze che vengono concesse rispettivamente al processo P1 e P2. La domanda che ci vogliamo fare, allora questa è la struttura, quindi come abbiamo organizzato il grafo di assegnazione, va bene? Quindi adesso ci possiamo ovviamente concentrare su queste strutture per capire in che modo io posso lavorarci sopra per identificare e trovare eventuali problematiche, proprio leggendo il grafo. E questo è molto importante, vedete ragazzi, abbiamo costruito un piccolo modellino che quantomeno ci permette di ragionare, di capire se è possibile applicare degli algoritmi di navigazione sul grafo, che ci permettono di capire qualcosa in più. E in effetti quello che facciamo, assolutamente sì, con il grafo di assegnazione delle risorse. E in questo caso, per esempio, abbiamo aggiunto, rispetto alla slide precedente, abbiamo aggiunto un'unica freccia in più. Quindi ragazzi, questa freccia doveva puntare proprio sul quadratino, va bene lo stesso. L'importante è essersi compresi. Quindi che significa questa freccia gialla che ho inserito? Significa che Picon 3 richiede un'istanza della classe R2, la sta richiedendo. Ovviamente, come vedete, R2 non gli può dare nulla, perché tutto ciò che ha è già stato distribuito ai due processi Picon 1 e Picon 2, vedete? Quindi se per esempio P3 chiede qualcosa alla classe R2, dovrà aspettare. Ma se deve aspettare, bisogna a questo punto dire, ma è un'attesa? Perché è un'attesa temporanea o perché magari è un'attesa che non è temporanea, è un blocco. E come si fa? Bene, ragazzi, in questo caso diciamo che si dice che il grafo di assegnazione ci permette di trovare una situazione incresciosa di stallo perché se si è riusciti a trovare un ciclo su questo grafo che partendo da un nodo e attraversando un sottoinsieme di archi e di nodi ci riporta al nodo stesso. E qui ce ne sono? Ma sì, anzi, vedete che in questo caso io ho, partendo per esempio da R2, oppure magari anche per esempio da Picon 1, partiamo da Picon 1, ecco, giusto per rispettare quanto c'è scritto qui sotto, se io parto da Picon 1, posso andare da Picon 1, R2, poi Picon 2, poi R3, Picon 3, R4, da Picon 3 passo di nuovo a R2, R2 ed R2 passo di nuovo a Picon 1. Qui si va a creare questo ciclo grande esterno, vedete? Questo ciclo qui, questo ciclo comporta una circolarità. Vi ricordate che abbiamo parlato di circolarità? Eccola qui, questa è la circolarità. Quindi questa condizione, in qualche modo, induce a pensare che ci sia uno stallo. E ci sta anche un altro, ragazzi, di ciclo. Vedete, se io parto, per esempio, da P con 2, si crea quest'altro giro della morte, P con 2, R3, P3 e R2, eccolo qui, no? Qui sono due cicli. Si vede ragionando, come dire, così empiricamente, che questo è un blocco. Perché? Perché effettivamente ognuno possiede una risorsa, una parte della risorsa, e attende per qualcosa che deve succedere da parte di qualche altro processo, perché altrimenti l'altro processo non molla. Cioè tutti quanti sono in possesso e attesa. Quindi già questo grafo fa vedere quanto sia evidente quella famosa condizione che abbiamo scritto sulla slide poco fa. Assolutamente sì. Quindi il fatto che io sia riuscito a trovare nel grafo dei cicli mi permette di dire in questo caso, che ci sta uno stallo. Okay? Quindi il ciclo è sicuramente un elemento, un alert, una luce che si accende. Attenzione, guarda che c'è un ciclo. Ma non è detto che il ciclo necessariamente conduca a uno stallo. Volete vedere perché?
a vedere nella slide successiva. Vedete, anche in questo caso, se cerchiamo a fare il check sul nostro sistema e a vedere se c'è un ciclo, ci sta, perché per esempio partendo, non so, per esempio da P con 1, il ciclo è U da P con 1, R con 1, P con 3, R2, eccolo qui, vedete questo ciclo interno. Ma questo ciclo interno non induce tutto il sistema ad uno stallo. E perché, ragazzi? Perché è molto facile vedere, per esempio, il processo P4, ma anche questo vale per il processo P con 2, attendono, cioè, non attendono, stanno usando una risorsa, la usano, ma per esempio anche il caso P4 la sta usando, ma non è che attende per qualche altra cosa. Anche P con 2 sta usando un'istanza della classe R1, la sta usando una stanza, ma non attende niente. Quindi anche se c'è questo ciclo della morte, la condizione di ciclo, quindi è una condizione, ma non è necessaria, perché effettivamente quando P con 2, per esempio, ha finito di elaborare, si sblocca questa istanza di R con 1 che verrà presa da P con 1. Quindi in qualche modo questo ciclo non è il ciclo della morte, non è un deadlock, perché? Perché non tutti i processi del sistema attendono, hanno qualcosa in mano, detengono qualcosa e attendono. No, non tutti. Ecco perché. Quelle sono delle condizioni che vanno tutte e quattro rispettate, ragazzi. Quindi il ciclo, sicuramente il ciclo è, come dire, è fondamentale, scovare un ciclo, però diciamo, bisogna poi valutare, dare qualche ipotesi, qualche informazione in più per capire se effettivamente quel ciclo può essere, come dire, è fondamentale per comprendere, per stabilire che veramente c'è un deadlock sul nostro sistema. Questa è una situazione abbastanza semplice, ragazzi. Cioè, noi già qui dobbiamo ragionarci sopra, e sono semplicemente quante sono? Sono 3, 4 processi e 2 risorse con 2 istanze di risorsa per ogni processo. E già qui bisogna fare un piccolo ragionamento. E immaginate un po' che cosa bisogna fare, per esempio, quando abbiamo situazioni più complesse, come questa che stiamo vedendo in questo momento sulla slide. Vedete, in questo caso, per esempio, ci stanno sono 7 istanze, 7 classi di risorse: R con 1, R2, R3, eccetera, eccetera, R7. E ci sono 5 processi. Vedi anche qui questa gran selva di frecce. Quelle in rosso sono le assegnazioni e in verde le richieste. Ragazzi, ribadisco ancora una volta, ne approfitto per ridirlo, che potete osservare e fare il riscontro proprio sul grafo, che se si tratta di assegnazioni, le assegnazioni partono dall'istanza e vanno al processo. Vedete, per esempio, R con 1, c'è questo puntino qui, vedete? Questo qui in basso a sinistra, che va dal puntino a P con 1. È chiaro? Ma anche un altro puntino a P con 1. Per esempio, in questo caso diremo che, per esempio, P con 1 sta assorbendo 2 istanze della classe R con 1. Ma quando il processo invece chiede, sta facendo una richiesta, per esempio, P con 2 sta richiedendo, ancora non l'ho ottenuta, sta richiedendo, la richiede a tutto il quadrato. Vedete che la punta della freccia appunto è tutto il rettangolino R con 1. E questo vale per tutti quanti gli altri. R7, per esempio, una bella classe di risorse, vedete quante ne ha dentro. Quindi magari possono essere, che so, risorse memoria, la R3 può essere disco, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo noi abbiamo realizzato con il grafo una struttura che stiamo cercando di capire in che modo ci può aiutare per capire se c'è le condizioni affinché possa esistere un blocco. E in effetti, diciamo, abbiamo già capito che il fatto di riuscire a trovare un percorso, un ciclo, seguendo appunto le frecce, ovviamente, perché questo è un grafo orientato, quindi bisogna seguire, quando io faccio la navigazione sul grafo, vado a seguire tutte le frecce, il verso, quindi non posso tornare indietro, e quindi vado a stabilire se effettivamente ci sono delle condizioni particolari. Bene. Allora, diciamo che sulla base di tutto ciò che abbiamo detto, diciamo che se il grafo non contiene cicli, allora non si verifica una situazione di stallo. Ecco, questa è un'affermazione sicura. Quindi, se il grafo contiene un ciclo, se il grafo ce l'ha il ciclo, allora, e se c'è solo un'istanza per tipo di risorsa, allora significa una situazione di stallo. Altrimenti, se ci sono più istanze per tipo di risorsa, allora c'è la possibilità che si verifichi una situazione di stallo. Cioè, ragazzi, nel grafo, se abbiamo c'è un percorso che noi possiamo trovare. Se però ogni risorsa, ogni classe di risorsa ha una sola istanza,
Allora, il ciclo che abbiamo identificato, abbiamo scovato, abbiamo ricercato, abbiamo trovato, determina che sicuramente ci sta un deadlock. Se invece nel nostro sistema ci sono, come vedete nell'esempio, ci sono classi che hanno più tipi di risorse, più istanze, più classi di risorse, che hanno più istanze di risorsa nell'unica classe, allora c'è la possibilità di stallo. Quindi il fatto di aver cercato, trovato questa percorrenza ci dà un'informazione di certezza soltanto in certe condizioni. Quindi diciamo che c'è stallo, se abbiamo trovato un percorso così di ciclo, soltanto quando ogni risorsa ha una sola istanza. Quindi altrimenti c'è una possibilità di. Metodi per la gestione delle situazioni di stallo. Bene, detto questo, che fare questo rumore? Lo sentite? Se n'è andato? Se n'è andato? Beh, meno male. Io non sapevo che oggi c'era la disinfestazione. Stanno facendo disinfestazione ogni giorno, ma non mi ricordavo che anche oggi era così. Vabbè, ragazzi, allora, parliamo adesso, quindi stiamo dicendo appunto dei metodi per la gestione delle situazioni di stallo. In realtà, diciamo, ci sono diversi approcci molto molto semplici che possono in qualche modo gestire questa situazione. Uno è quello di assicurare che il sistema non entri mai in uno stallo, ma questo ovviamente, questo metodo, come potete capire, è abbastanza complesso perché per assicurare una cosa del genere bisogna avere una conoscenza molto larga e molto profonda su tutte quelle sono le attività del sistema per poter dare una garanzia così ampia. Quindi, insomma, è piuttosto direi un'utopia. Diciamo che ci si può avvicinare, ci sono delle metodi che in qualche modo attivando un approccio combinato, in qualche modo, diciamo, ci permettono di avere una prevenzione più o meno accurata. Quindi, diciamo che il primo dei tre metodi. Assicurare che il sistema non entri mai in uno stallo, in qualche modo è una prevenzione. Una prevenzione, insomma, si può fare, come sapete, viviamo in quest'epoca così difficile. Quindi parlare di prevenzione, diciamo, è un problema probabilistico. Possiamo avvicinarci a degli standard molto elevati, però non possiamo mai garantire il 100%. Il secondo metodo, invece, è quello di consentire che il sistema entri in stallo, si individua qual è lo stallo e quindi si esegue una qualche metodo per ripristinare il tutto. Quindi diciamo che se mentre il primo è una prevenzione, il primo item, il secondo item è la cura. Quindi se la prevenzione fallisce, si cerca di curare il sistema. Quindi prevenzione e cura. Al di fuori della prevenzione e della cura non ci sono altri metodi. Cioè possiamo anche decidere di ignorare totalmente uno stallo. E diciamo che questa molto spesso viene anche attuata, questa condizione, spesso e volentieri in Unix è ciò che adotta. Perché, come per esempio c'è scritto qui sotto, se per esempio abbiamo un sistema, un deadlock che si verifica ogni secolo, ogni 50 anni, insomma, tutto sommato, possiamo anche correre questo rischio, come si dice, un rischio calcolato. Molti applicano questo metodo, e alcuni lo chiamano, scusate, il metodo dello struzzo, l'algoritmo dello struzzo. Perché? Perché lo struzzo, secondo alcune dicerie, mette la testa sotto la sabbia quando c'è pericolo. Tra l'altro, per curiosità, questa è soltanto una diceria perché non è vera questa cosa. In genere, diciamo, si abbassa, si mette il loro struzzo per curiosità, mette la testa a terra, giusto per fingere di essere morto. Poi, qualora l'aggressore si avvicina troppo, cerca di scappare. Però, insomma, è rimasta questa cosa, questa diceria. E vabbè, quindi diciamo che qualora decideremo di non applicare nulla, staremo applicando l'algoritmo dello struzzo, diciamo questa cosa. Bene, allora, detto questo, a questo punto siamo abbastanza pronti e maturi su tutte le considerazioni che abbiamo fatto per cercare di capire la prima tecnica. Cioè, abbiamo detto che la prima tecnica è quella della prevenzione. Quindi, che cosa possiamo fare per prevenire? Allora, noi abbiamo detto più volte adesso in questa lezione, abbiamo parlato di condizioni, quali sono le condizioni per lo stallo? Abbiamo visto che c'erano quattro condizioni, no? E abbiamo detto che per essere certi che non ci sia stallo, dobbiamo garantire che almeno una di quelle quattro condizioni non valga. Quindi basta rompere
una di quelle quattro condizioni e noi siamo garantiti rispetto alla prevenzione. Ecco, abbiamo fatto una buona prevenzione. Ripeto che non sempre è una cosa possibile. Faccio un esempio, cominciamo subito dalla prima delle priorità. Allora, la mutua esclusione. Allora, la mutua esclusione, ovviamente, diciamo, ci sono alcune risorse che intrinsecamente non possono essere condivise, altre invece lo possono essere condivise. Quindi diciamo che noi quando prevediamo la mutua esclusione lo vorremmo soprattutto per le risorse che ovviamente non sono condivisibili. Ma se vogliamo rompere questa condizione, l'unico approccio che potremmo avere è quello di mettere le mani alla tasca e comprare maggiori risorse in modo tale che la non condivisibilità la possiamo in qualche modo arginare aumentando la risorsa. Quindi perciò dico, non è detto che sia sempre possibile, ma neanche poi conveniente, perché poi dipende, come abbiamo visto, anche dalle frequenze con le quali certi guasti avvengono nel nostro sistema, no? La seconda condizione, invece, per esempio, possesso e attesa. Allora, cosa era possesso e attesa? Bisogna rompere questa condizione. Possesso e attesa l'abbiamo vista soprattutto nel problema dei filosofi, significa che ecco, il filosofo ha qualcosa in mano e cerca pretende di avere anche l'altra bacchetta, la seconda bacchetta che non ha, che è impegnata da un altro filosofo e così via. Quindi bisogna rompere questa condizione di possesso e attesa. E in qualche modo, diciamo, non sempre questa cosa può essere possibile. In effetti, diciamo che una ipotesi potrebbe essere quella di garantire che ad un processo vengano rilasciate le risorse, gli vengano concesse le risorse se sono tutte quante disponibili, per esempio, no? Questa è la cosa che abbiamo visto anche nell'approccio semplice, dei filosofi, oltre ai semafori applicati alle bacchette, se vi ricordate, no? Nella fattispecie significa che io posso concedere, giusto per rinfrescare le cose che abbiamo comunque detto, posso concedere ad un filosofo di prendere tutte e due le bacchette, soltanto se entrambe sono libere, perché se ne prende soltanto una, ecco, in quel caso ne prende una e aspetta l'altra per mangiare, quindi possesso e attesa. Quindi questo è il concetto e la filosofia che dovrebbe soprassedere all'idea per rompere questa condizione di possesso e attesa. Però è ovvio che in qualche modo, leggiamolo soprattutto nell'ultima riga, questa è una cosa molto importante, ragazzi. Vedete, qua ha scritto che basso utilizzo delle risorse, e c'è cioè anche la possibile attesa indefinita. Che cosa vogliamo significare? Che è vero che se noi concediamo tutte le risorse ad un processo, soltanto se tutte quante sono disponibili, cioè questa funziona, questa strategia. Però qual è lo svantaggio? È che queste strategie che tendono a non far utilizzare il sistema, perché appunto immaginate un processo che chiede al sistema, chiede 100 risorse, ma 99 sono disponibili e una no, quindi il sistema non può procedere, perché altrimenti potrebbe prendere tutto e mantenere poi l'attesa su una sola risorsa su 100. Questo cosa comporta? Comporta che effettivamente stiamo anche un po' sottoutilizzando il sistema. Quindi non esiste la medicina, non, come dire, non esiste la soluzione. Questa cosa è chiara anche da questo possesso e attesa. Cioè, io riduco la capacità di elaborare perché dico a un processo: non c'è tutto disponibile per te, quindi devi aspettare il prossimo turno appena sarà possibile, ti darò la possibilità di elaborare. Però comunque questo comporta che stiamo in qualche modo sottoutilizzando il sistema. Quindi ci dobbiamo rendere conto che da una parte il rischio, se ci va bene, sarebbe ottimale perché vuol dire che aumenta l'uso delle risorse. Questa cosa ricorda un po', se vogliamo, gli investimenti economici, no? Che più sono rischiosi, se va bene, sono i più redditizi. Quelli più calmi danno di meno, però garantiscono di più. Quindi questa filosofia vale un po', vedete, un po' in tutti i campi, quindi anche nel caso informatico. Se noi rischiamo di più e se ci va bene, abbiamo utilizzato meglio il sistema. Se anche rompendo il possesso e attesa, dobbiamo in qualche modo sottoutilizzare un pochino il sistema. Tra l'altro, c'è anche una seconda possibilità negativa che c'è scritta proprio qui sotto, vedete? C'è scritto il basso utilizzo oltre basso utilizzo delle risorse, anche la possibile attesa indefinita, perché in realtà è vero, io posso dire a un processo: non ci sono tutte le risorse, aspetta, in modo tale che non si blocca il sistema. Però può darsi pure
che il sale non si blocca, quindi in tutto sommato va avanti, però quel processo potrebbe restare, buonanotte, buonanotte ai suonatori, potrebbe restare in attesa per un tempo indeterminato e quindi anche questa non è una cosa che ci piace tanto. Ragazzi, quindi vi sto facendo vedere che per ogni situazione, purtroppo non c'è mai la soluzione, per ogni situazione c'è un contributo, possiamo dare una speranza in più, una miglioria, però mai garantire totalmente. Ecco, insomma, questo è il motivo per il quale tendo a dire tutte queste cose. Quindi, mutua esclusione, possa essere attesa, se vi ricordate, ne avevamo altre due, impossibilità di prelazione e attesa circolare. Allora, impossibilità di prelazione, vabbè, interrompere questa proprietà significa semplicemente che se c'è qualche processo che ci fa aspettare e che potrebbe indurre a un deadlock, allora noi a quel punto leviamo le processi, leviamo le risorse a quel processo. Però anche questa, ragazzi, non è una cosa proprio banale, come potete immaginare. Significa tante cose, significa, sì, è vero, sbloccare sbloccare una computazione. Però significa comunque che togliere le risorse da un processo, cioè prelazionarlo, sicuramente significa perdere una parte del calcolo che era stato fin lì conseguito. Immaginate un processo che sta facendo un'operazione molto complicata, è arrivato quasi alla fine, però magari viene imputato di essere colpevole di un deadlock e gli vengono strappate le risorse e lui perde tutta la computazione fatta fino a quel momento. Insomma, quindi anche in questo caso bisogna andarci cauti. L'ultima delle condizioni era l'attesa circolare. L'attesa circolare, ragazzi, se vi ricordate, significa appunto quando sussiste una circolarità dove un processo c'ha qualcosa, detiene qualcosa e aspetta un altro. A sua volta, questo processo c'ha qualcosa e aspetta un altro. Ripetendo questo ragionamento, poi si fa il giro e ritorna fino al primo processo. Anche questa condizione deve essere interrotta. Qui qualcosa è possibile fare, però ripeto che per esempio, anche in questo caso di attesa circolare, anche in questo caso si può correre in un sottoutilizzo delle risorse. Ecco. Quindi sappiate bene che in ognuna di queste interruzioni possibili, comunque c'è un drawback, c'è uno svantaggio. Ecco. Allora, per evitare le situazioni di stallo, quindi diciamo che normalmente bisognerebbe avere molta informazione. Quindi, cosa che anche questa, come potete immaginare, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, non ci stanchiamo di ripetere, è una cosa abbastanza complessa. Ovviamente, diciamo, in linea di massima, dal punto di vista teorico, noi dovremmo sapere, per esempio, ogni processo, qual è il numero di risorse massimo che lui potrebbe richiedere. Che significa? Se io sto scrivendo il codice di un processo, già saprei, potrei sapere a priori, in linea di massima, quali sono le cose che lui potrebbe richiedere nella dichiarazione? No? Cioè, potrei dire che questo processo in qualche modo potrà richiedere la stampante, il disco, non lo so, uno scanner e altre diavolerie di questo genere. Non è detto che io riesca sempre a saperle, però, in linea di massima, più informazioni ho sul processo, migliori saranno le previsioni e le prevenzioni che potrò fare su di esso. Mi sembra anche abbastanza ovvio, però era necessario puntualizzare questa cosa. Ovviamente l'algoritmo deve dinamicamente lavorare, questo algoritmo ipotetico che stiamo cercando di immaginare su queste conoscenze, quindi su qual è il numero massimo di risorse che potrebbe chiedere un certo processo, ed anche dovrebbe evitare quindi che possa esistere un'attesa circolare, questa circolarità. Dunque, diciamo che infine diciamo un'altra cosa che è abbastanza importante è che appunto, lo stato di assegnazione delle risorse è definito dal numero di risorse disponibili e assegnate e dalle richieste massime dei processi. Sono semplici considerazioni. Quindi a questo punto dovremmo anche fare un'altra ipotesi, definire un'altra cosa. Che cos'è uno stato sicuro? Quindi, per tutte le cose che abbiamo detto, noi dovremmo in qualche modo essere consci del fatto che nell'ambito della computazione esisteranno quindi degli istanti in cui avremo più certezza, degli altri in cui avremo meno certezza. In poche parole, dovremmo parlare di stati. Lo stato sicuro, che cos'è uno stato sicuro e uno stato insicuro? Come potete immaginare, se io riesco ad evitare che una di quelle quattro condizioni abbia senso, abbia luogo, allora in quel caso io dirò
che mi trovo in uno stato sicuro. Se invece, diciamo, non riuscirò a ottenere questo risultato, significa che c'è forte possibilità che io possa entrare in uno stato insicuro, ma lo stato insicuro non comporta necessariamente un deadlock, è un rischio che stiamo correndo che possa determinare un deadlock, è chiaro? Allora, quindi a questo punto dobbiamo definire la sequenza sicura. Che cos'è una sequenza sicura? In realtà, diciamo che data una sequenza di processi, quindi P con 1, P con 2, P con n, io potrò dire che questa sequenza è una sequenza sicura se per ogni P con i le richieste che può P con i effettuare, può ancora fare, si possa soddisfare impiegando le risorse attualmente disponibili e in più le risorse possedute da tutti i P con J minore di i. Cioè, in realtà, sto stabilendo un criterio con la quale io posso effettuare una richiesta di risorse. Questa richiesta che i processi possono fare non è a 360 gradi, ma guardano soltanto, diciamo, a 180 gradi, per intenderci, cioè soltanto verso una direzione, in modo da evitare una circolarità. E questa direzione deve essere definita secondo certe regole. Leggiamolo insieme perché è abbastanza sintetico, magari poi facciamo un commento. Quali sono queste regole? Quindi, se le risorse necessarie al processo P con I non sono immediatamente disponibili, allora P con I può attendere che tutti i P con J abbiano finito. A quel punto, P con I può ottenere tutte le risorse di cui ha bisogno, completare il compito assegnato e restituire le risorse assegnate e terminare. Quando P con I termina, P con I più 1 può ottenere le risorse richieste e via, e così via. Quindi, penso che a questo punto sia abbastanza chiaro questo concetto. Cioè, in realtà, noi riusciamo a ottenere una sequenza sicura quando, ripeto, le risorse non sono richieste in maniera indiscriminata, ma soltanto restringendo le possibilità verso una direzione. E queste regole scritte, in qualche modo, garantiscono, in buona sostanza, quanto appena detto. Quindi possiamo osservare, questo, adesso lo formalizziamo, quanto detto. Quindi, se un sistema è in uno stato sicuro, non si verifica una situazione di stallo. 1. 2. Se un sistema è in uno stato non sicuro, allora c'è la possibilità di stallo. Chiaro? Quindi, insomma, le cose che abbiamo detto sono adesso finalmente formalizzate in questa scrittura. E quindi, per evitare le situazioni di stallo, non abbiamo altro che fare che cercare di evitare che il sistema cada in uno stato non sicuro, perché lo stato non sicuro non è garantista rispetto il deadlock. Tutto questo può essere graficato, diciamo, in questo modo. Ecco, vedete ragazzi, adesso forse è ancora più chiaro. Via via abbiamo costruito e siamo arrivati fino a questa sintesi. Quindi noi abbiamo in totale gli stati del sistema. Quindi tutti gli stati possono essere classificati in stati sicuri, verde, quindi siamo tranquilli. Giallo, stato non sicuro. Ma dentro lo stato non sicuro, all'interno dello stato non sicuro, c'è lo stallo. Quindi, ripeto, il fatto di navigare, di trovarci all'interno di uno stato non sicuro, non è detto che ne necessariamente garantiscano uno stallo, cioè ci portino certamente ad uno stallo, è chiaro? Quindi tutto questo perché? Proprio perché c'è questa grossa difficoltà nel conoscere, anche gli algoritmi se lavorano bene, sono fatti bene, però noi il vero drawback è il fatto che noi non possiamo conoscere tutta l'evoluzione degli stati di un processo, perché i processi sono tanti, perché c'è un'evoluzione che non può essere facilmente come dire, predetta sin dall'inizio, quindi sono tante condizioni. Però, insomma, diciamo che in linea di massima, se ciò fosse possibile, potremmo dire che questo grafico assolutamente realizza il modello, le condizioni e le possibilità che ci sono di entrare in uno stallo. Allora, a questo punto possiamo meglio formalizzare l'algoritmo con grafo di assegnazione delle risorse. Allora, dobbiamo ipotizzare un ulteriore elemento. Noi abbiamo parlato di assegnazione, cioè quando una risorsa viene assegnata da una classe, un'istanza di una classe di risorse, una risorsa viene presa e viene assegnata a un processo. In realtà, noi dobbiamo parlare anche di un arco di reclamo. Che cos'è un arco di reclamo? Allora, quindi un arco di reclamo che è diciamo, PI verso RJ, cioè un processo iesimo verso una risorsa jesima, indica che il processo P con I
può richiedere la risorsa R con J. Ragazzi, sottolineiamo l'evidenza di questo verbo. Può. Cioè, un reclamo significa semplicemente, guarda, io potrei anche chiederti la stampante. Non ti richiederò, potrei. Questo è importante, è una possibilità. Quindi l'arco di reclamo stabilisce questa condizione. Ed è rappresentato nella linea tratteggiata. Cioè, il tratteggio sta proprio per dire, guarda, il processo punta a quella classe di risorse, però non ci punta bene con il tratto continuo per dire guarda, non è detto che. E quindi ricordiamoci che useremo questa freccia tratteggiata, questa linea tratteggiata, proprio per indicare questa possibilità. Che invece quando realmente questa richiesta verrà effettuata, l'arco di reclamo diventerà un arco di richiesta. Quindi se all'interno, voglio fare un esempio, se io all'interno ho un programma, potrebbe richiedere l'uso della stampante perché all'interno del codice ci sono delle print, delle stampe. Quindi allora io capisco se ci sono delle stampe, probabilmente il programma potrebbe stampare. Però per tutto quello che succede nel programma, per degli input, potrebbe anche non richiedere la stampante. Quindi diciamo che quell'arco di ipotetico tratteggiato non si trasforma in arco continuo perché potrebbe anche se viene effettivamente richiesta si trasforma in arco continuo, altrimenti no, rimane arco tratteggiato. È chiaro? Logicamente, quando io faccio da una proposta, da un'ipotesi, diventa reale, io richiedo la risorsa, la uso, quando poi l'ho usata, quell'arco diventa da richiesta diventa di nuovo un arco di reclamo. E la cosa fondamentale, come c'è scritto proprio come condizione finale, è che le risorse devono essere reclamate a priori nel sistema. Cioè, ritorniamo sempre sul punto debole. Che è proprio questo, perché diciamo che in linea di massima è possibile, però non è possibile sempre nella totalità dei casi, proprio perché è complesso conoscere esattamente quello che un processo vuole esattamente per tutta la sua vita. Vediamo quindi, utilizzando quindi questi standard di cui abbiamo adesso parlato, vediamo che cosa può succedere partendo da una situazione e vediamo, per esempio, ecco, partiamo da questa situazione qui. A sinistra, che cosa leggiamo in questo grafo di assegnazione delle risorse? Allora, vedete, in questo momento abbiamo due classi R1 e R2 e abbiamo il processo P con 1 e P con 2. Se dobbiamo leggere così com'è questo grafo, dobbiamo dire che, per esempio, allora noi abbiamo per esempio P con 2 che richiede a P con 1 la risorsa P con 1, e mentre R1, quindi P con 1 richiede a R1. Mentre R1 è assegnata al processo P con 1. P con 1 a sua volta potrebbe chiedere una risorsa ad R2, potrebbe chiedere, vedete che l'arco è tratteggiato. P con 2 potrebbe anche lui chiedere una risorsa R con 2. Questo potrebbe, ma se in qualche modo c'è la possibilità di scegliere, noi che cosa facciamo? Che scegliamo prima? Così come sta, non c'è una circolarità seguendo il percorso e rispettando il senso delle frecce. Cioè, non esiste, vedete, un processo circolare. Per esempio, se io parto da P con 2, vado in R1, R1 va da P con 1, che va a R2, però qui ci fermiamo perché questa freccia non può essere percorsa in senso opposto. Se, per esempio, P con 1 è quello a cui invece, se tutti e due questi archi si dovessero trasformare in archi di richiesta effettiva, non di reclamo, ma di richiesta, cioè io richiedo veramente quella risorsa. Se dovessi in qualche modo concedere la risorsa R2, che viene in questo caso ipoteticamente richiesta o a P con 1 o a P con 2, se dovessi effettivamente concederla prima a P con 1, allora vedete che la freccia cambia senso, diventa continua, quest'arco di reclamo diventa una richiesta e un'assegnazione vera e propria, cioè in realtà la risorsa R con 2 viene assegnata a P con 1. E in questo caso, se quindi ho fatto prima P con 1, allora vediamo un po' che cosa succede. C'è una circolarità? No, neanche in questo caso c'è. Vedete, perché se per esempio io comincio che ne so, da P con 2, vado in R1 vado in P con 1 e non posso andare indietro, perché andrei contro la freccia. Quindi se concedo prima R1 va bene, ma se concedo che prima P2, il processo P2, abbia la sua soddisfazione, cioè a P2 venga assegnata l'istanza della classe R2, in questo caso diciamo una sola istanza, quindi per esempio in questa direzione, allora in questo caso si viene a creare una circolarità,
Vedete? Se, partendo da uno, qualsiasi dei nodi, o da una risorsa qualsiasi, o da un processo qualsiasi, in qualche modo riesco a percorrere questa circolarità, che in questo caso, diciamo, è lesiva, cioè ci viene sicuramente contro, e quindi in questo caso potrebbe succedere l'ipotesi di un deadlock, no? Quindi, fondamentalmente, quindi in questo caso, qualora si verifichi una situazione del genere, eccola, questa qui, vedete, ho messo il simbolo dell'ok. Questa è una situazione sicura, cioè in questo stato noi diremo che siamo in uno stato sicuro. Se però concediamo prima, facciamo prima la concessione a P con 1, continuiamo a stare in uno stato sicuro. Se invece facciamo prima la concessione a P con 2, cioè l'ordine con il quale facciamo la concessione, ci può portare in uno stato insicuro, come questo qui. Quindi sicuro, sicuro, insicuro. Chiaro? In poche parole, diciamo che ritorniamo al discorso sia automobilistico sia quello finanziario, no? Il rischio non è detto che comporti il patatrac, né il botto necessariamente. E questo riguarda anche, per esempio, le situazioni stradali. Per esempio, in questo primo caso, noi abbiamo una situazione di deadlock possibile. Vedete, questo è un incrocio con quattro macchine. E così come è descritto, è un possibile, abbiamo la condizione di un possibile deadlock. Perché abbiamo il massimo, cioè quattro strade, il massimo dell'automobile è quattro in questa situazione, quindi effettivamente tutte e quattro avanzano simultaneamente, come succede per esempio in questo caso, ecco, la simultaneità comporta un deadlock. Non sarebbe successo se per esempio per una qualche regola si stabiliva la priorità di passaggio, cosa abbiamo fatto appena 2 secondi fa. Quindi chi fare prima, P con uno o P con due, ecco. Quindi anche in questo caso se io decido nell'ordine giusto mi evito una circolarità e mi evito un deadlock. Quindi è importante, questi algoritmi in qualche modo servono per stabilire in quale ordine, vedete anche nella sequenza sicura, no? In quale ordine io posso fare la richiesta. Quindi è importante restringere un po' il campo, quindi non dare la massima scelta, ma una minore scelta che comporta un po' di sottoutilizzo, però tutto sommato è conveniente perché ci garantisce un minimo di certezza, un minimo di sicurezza. Queste situazioni di traffico, certo che sono, ricorrono spesso, ragazzi. Io nel cercare qualche illustrazione sul web ne ho viste tante. Ne ripropongo giusto qualcuno, giusto per farvi sorridere più che altro, perché ci sono certe situazioni che sono davvero paradossali. Guardate un po' questa, ragazzi. È notevole, vero? È notevole, ma c'è anche di peggio, eh? Guardate un po' questa qui. Questa davvero mi sembra un deadlock con un vero quadrato. Guardate, guardate. Non so essa dove sia, probabilmente questa mi pare che sia in Vietnam, non vorrei sbagliare, ma e anche questa qui non è Vietnam, questa credo che sia Europa, forse Italia, probabilmente. Mi accorgo da quel cartello azzurro, dalla forma degli autobus. Boh, mi sembra più un paesaggio italiano. Vabbè, comunque qualunque sia il paesaggio, questo è un deadlock bello e buono. Quindi uscire da una condizione del genere è veramente tosta, ragazzi. Quindi prevenzione oppure cura. Uno stato non sicuro in un grafo di assegnazione delle risorse, quindi è quello, esattamente quello che abbiamo ipotizzato. Vedete, in questo caso abbiamo questa benedetta circolarità che abbiamo appena visto qualche secondo fa. In realtà, diciamo che a questo punto introduciamo un algoritmo, cercherò di darvi le direttive più che come dire, spiegare con esattezza tutti i dettagli delle slide. Io le farò soltanto scorrere, magari lo lascio a voi come esercizio, però vi darò delle direttive. L'algoritmo del banchiere è un nuovo algoritmo che ha un vantaggio rispetto al grafo, all'algoritmo visto sul grafo di assegnazione. Perché abbiamo detto che l'algoritmo del grafo di assegnazione funziona, ma dovremmo fare l'ipotesi di una istanza. Per ogni classe di risorse, quindi ogni classe, ogni quadratino c'è un sol puntino dentro, per intenderci, no? E vabbè, questa è un'ipotesi che è alquanto restrittiva, funzionale ma restrittiva. Noi siamo interessati a una situazione un po' più generale e in questo caso ci viene in aiuto l'algoritmo del banchiere. In effetti, come potete osservare, il primo item di questa lista sta scritto proprio che funziona e ci è stato concepito, è stato realizzato per tentare di risolvere quelle situazioni con istanze multiple, cioè una risorsa può avere più istanze. L'altra cosa fondamentale è che per svolgere l'algoritmo del banchiere dovremmo essere a conoscenza dettagliata di quelle che sono le risorse che sono richieste da un processo. Cioè, in poche parole, un processo dovrebbe donare una scheda, una carta d'identità
con tutte le sue richieste possibili, presenti e future al sistema operativo, in modo tale che il sistema operativo, sulla base della conoscenza su quelle che possono essere tutte le possibili richieste da parte del processo, riesce in quel caso a determinare una sequenza giusta di elaborazione che determini un non ingresso in uno stato non sicuro, quindi determina la capacità quindi, di restare sempre stati sicuri. Quando un processo ovviamente richiede una risorsa, può attendere. E poi è importante comunque che alla fine i processi che comunque detengono le risorse restituiscano le risorse in un tempo limitato, perché altrimenti otterremo l'effetto starvation. Vi ricordate? Significa morire di fame. Quindi attenzione, ragazzi, non confondete i concetti, anche questa è una cosa molto importante. Tra starvation e deadlock, ci può essere starvation, ma ci può anche. Ma lo starvation non implica un deadlock, perché lo starvation è semplicemente una condizione di morte per inedia, cioè una morte di attesa. Un processo resta in attesa. Ma non è detto che poi l'intero sistema sia bloccato, quel processo si è bloccato, quindi bisognerà effettuare un qualcosa che determini anche una uscita dal suo stato di blocco. In realtà, se vi ricordate, ci sono delle tecniche che riguardavano anche nel caso dello scheduling della CPU, lo starvation, no? Se vi ricordate, c'erano delle situazioni. Utilizzando certi algoritmi che danno priorità a più processi anziché altri, e questo comportava che, per esempio, in un processo, per esempio, in un SIF, se vi ricordate, il shortest job first con prelazione, cosa succedeva? Che se un processo entrava nella macchina, poteva, data un'alta priorità, il processo nuovo poteva interrompere un altro processo. E quindi questo processo interrotto potrebbe trovarsi nella condizione di interruzione per sempre, e quindi c'è la possibilità che per quel processo ci sia starvation. Quindi fondamentalmente il concetto rimane uguale. Fondamentalmente lo starvation si combatte in linea di massima proprio incrementando per ogni negazione ottenuta, incrementando invece il suo diritto a una successiva richiesta. Quindi, se un processo in qualche modo è stato definito come un processo a bassa priorità, mano a mano che io definisco una negazione, cioè nego, continuo a negare un processo, questo processo, che aveva inizialmente una bassa priorità, aumenta, aumenta, aumenta fino al punto tale che dovrà per forza essere preso in considerazione dal sistema. Quindi lo starvation si combatte con quello che viene chiamato con l'aging, invecchiamento, cioè si un punteggio in più ogni volta che non gli è concesso di elaborare, gli si dà un bonus un'altra volta, alla fine quel processo dovrà elaborare. Bene, quindi l'algoritmo del banchiere fondamentalmente necessita di conoscenza di una serie di informazioni. Allora, in effetti, l'algoritmo del banchiere lavora con strutture dati che sono le disponibili, che sono appunto un vettore di lunghezza m che indica il numero delle istanze disponibili per ciascun tipo di risorsa. Il massimo, invece, è una matrice che definisce la richiesta massima per ciascun processo. Le assegnate, anche se è una matrice, che definisce il numero delle istanze di ciascun tipo di risorsa attualmente assegnata a ciascun tipo di processo. Le necessità, invece, è una matrice che indica la necessità residua di risorse relativa a ciascun processo. Quindi va da sé che per le definizioni che abbiamo appena dato, vale la relazione, quella scritta qui giù in questo rettangolo giallo, che il vettore necessità è in effetti è dato dalla è uguale alla differenza tra le richieste massime che un processo potrebbe fare e quelle già assegnato. Quindi la differenza tra quanto al massimo mi puoi chiedere e quello che già ti ho dato è quanto io ho di ancora bisogno, quindi il vettore delle necessità. L'algoritmo del banchiere quindi è formato da una serie di step, vedete che si tratta di inizializzazioni, il secondo passo è la ricerca di un indice, e infine ancora un incremento per esempio della variabile, del vettore. Lavoro con dei confronti. È abbastanza, no, non molto, diciamo, è abbastanza complesso visto di primo acchito, ma non lo è, ragazzi. È
In effetti basta sul foglio di carta, basta semplicemente scrivere delle tabelle, assegnare per ogni riga o colonna, secondo di cosa stiamo definendo per riga o colonna, le disponibili assegnate e i vari elementi che abbiamo visto nella slide precedente e svolgere i passi step dell'algoritmo. Fondamentalmente quindi diciamo che questo algoritmo, allora ragazzi io vi do questa delucidazione molto molto generale. Nelle slide, vedete, io adesso anche qui l'ho messa per completezza, ho messo anche un esempio, ecco, delle assegnate, massimo, disponibile, colonne di cui ho parlato poco fa, però lascio a voi come esercizio, leggendo un poco meglio la procedura, le linee guida sono quelle che vi ho appena dato, e svolgere per esempio questo esercizio. In effetti, ribadisco che lo svantaggio dell'algoritmo del banchiere, un po' come questi tipi di algoritmi, è quello di non conoscere, non avere la possibilità di conoscere a priori tutte le informazioni sul sistema. Occorrerebbe veramente una sfera magica per poter conoscere tutte queste informazioni. Quindi la cosa non è possibile. Diciamo che ci si può avvicinare, ma non possiamo avere la certezza sempre totale che stiamo veramente considerando tutte le possibilità che ogni processo potrebbe, soprattutto nel futuro, andare a cui potrebbe andare incontro, no? Bene, in effetti, diciamo, dovremmo terminare questa parte guardando anche il rilevamento, perché qualunque sia l'algoritmo che io sto cercando di impiegare, quindi o utilizzo l'algoritmo con il grafo, la vedete il grafo, o utilizzo l'algoritmo delle banchiere. In qualche modo sono degli algoritmi che tendono a evitare che si possa entrare in uno stallo, quindi sono algoritmi di prevenzione. Ma se per qualche motivo, diciamo, perché il sistema è molto complesso, come ho più volte detto, veniamo a trovarci in una situazione di stallo, che facciamo? Quindi in qualche modo bisogna pensare a un algoritmo che vada a controllare, faccia una scansione del sistema periodica e verifichi attraverso la lettura di una serie di informazioni, riesca a comprendere se ci troviamo in una situazione di stallo e in tal caso applicare gli algoritmi opportuni che determinano l'uscita dallo stallo. E, dunque, in effetti, diciamo, si può utilizzare un po' l'algoritmo che abbiamo visto del grafo, si realizza un grafo di attesa, in effetti è come se andassimo ad escludere tutti i quadratini, ragazzi. Forse sarà meglio guardare direttamente il disegnino della slide successiva. Ecco, vedete, in realtà noi abbiamo questo è il grafo di assegnazione delle risorse. Vedete, noi abbiamo processi e risorse. Ricordate, no? In effetti, partendo da questo esempio, io realizzo quest'altro grafico, vedete, quest'altro grafo, semplicemente eliminando i quadratini. Quindi, ottengo per semplificazione questo grafo. Se in questo grafo ottengo un ciclo, in questo grafo di attesa corrispondente al grafo di assegnazione delle risorse, allora significa che c'è qualcosa che non va. Quindi è un rilevamento che io sto facendo sul mio sistema. Capirete bene, ragazzi, che cercare di trovare i cicli all'interno di un grafo è un processo abbastanza dispendioso. In effetti è circa come complessità n quadro, se n è il numero di nodi. Sapete, capite bene che n quadro è una complessità molto elevata e tutto questo comporta sicuramente un rallentamento da parte del nostro sistema, l'applicazione continua di queste scansioni snervanti per capire sempre se siamo in uno stato di pericolo. Ecco perché molte volte si decide di realizzare un algoritmo, l'algoritmo dello struzzo di non far nulla, perché effettivamente alle volte magari è più accettabile lavorare in una situazione insicura e quando il sistema entra in stato insicuro e poi installo, riprendo anche la computazione anziché comunque sprecare molta computazione nel cercare in maniera snervante per capire se mi trovo in uno stato di stallo o di possibilità di stallo. Ecco. Anche in questo caso, quindi, bisogna lavorare su queste strutture dati per cercare questo ciclo, quindi partendo da questa considerazione che ho fatto adesso, quindi per cercare questo grafo di attesa, io in realtà parto dalle classiche risorse disponibili assegnate alle richieste, cercando di ricavare quindi quel tipo di grafo. Il rilevamento, questo è un algoritmo di rilevamento.
quindi che fa dei semplici passaggi. Anche in questo caso, ragazzi, lascio a voi la lettura di questo codice che è abbastanza semplice, e qua c'è anche un esempio ad hoc con il quale potrete fare le opportune verifiche. Lo metto qui, potevo anche eliminarlo, come lo avete nelle slide, lo stesso esempio, e lo lascio per completezza. E concludo semplicemente dicendo un paio di cose. Quali? Innanzitutto, l'algoritmo di rilevamento è fondamentalmente legato, la sua performance, alla frequenza con la quale si possono verificare gli stalli, quindi con quale frequenza io posso determinare la scansione del mio sistema. E poi è molto legato al numero dei processi che sarebbero influenzati da questo stallo. Quindi la cosa importante è che questa scansione non venga in maniera snervante, come ho detto, effettuata costantemente, ma è più ragionevole che si effettui questa scansione soltanto in determinati momenti. Nel momento in cui poi alla fine, se il sistema, malgrado tutte queste considerazioni di prevenzione, comunque cade in uno stato di stallo, dobbiamo fare qualcosa per uscirne fuori. Quindi la prima cosa che è più banale è che molti informatici potrebbero pensare, oddio, non proprio informatici, ma sarebbero proprio dei, come direbbe i napoletani, degli zappatori, è quello di spegnere il sistema, molto brutta come cosa, però diciamo che questo si potrebbe concretizzare attraverso la terminazione di tutti i processi in stallo, ma è molto brutta come soluzione. Oppure si potrebbe ipotizzare di determinare un processo alla volta, fino all'eliminazione del ciclo di stallo, e questo già potrebbe essere ragionevole. Cioè, ragazzi, anche voi, per esempio, quando avete, ecco, per chi ha Windows e quindi facilmente un bel branco di prove che si blocca, potrebbe bloccare più frequentemente, anziché terminare tutto all'improvviso, far ripartire la macchina, utilizzando i tast Ctrl Alt Delete, voi avete tutta la lista dei processi e potete immaginare di uccidere un processo alla volta per vedere, ma, probabilmente, qual è quello che può essere la causa di tutta l'interruzione del sistema. In genere si preferisce killare, cioè ammazzare il processo che occupa, per esempio, maggiore memoria, maggiore CPU, cioè quelli là che hanno una maggiore richiesta di risorse, perché presumibilmente ammazzando uno di quei processi è più probabile che il sistema possa defluire finalmente nella sua elaborazione, perché abbiamo eliminato la causa principale, no? Ma se non ha luogo una continuazione dell'elaborazione, che cosa possiamo fare? Come possiamo fare? Cioè, se pur ammazzando il primo processo, tanto per dire, ma continua a esistere il deadlock, allora io dovrò in qualche modo organizzarmi per ammazzare anche il secondo processo, il terzo processo e così via, fin quando poi mi accorgo che si ha una fruizione di tutto il sistema. Quindi a quel punto, quali sono i criteri con i quali io scelgo un processo anziché un altro? Quindi è importante anche valutare una sequenza con la quale io potrei agire per ammazzare un processo. In realtà questi algoritmi vanno con il nome di selezione della vittima, proprio perché cercano di identificare qual è il minor costo che mi verrà chiesto nel momento in cui io definirò un processo, una sequenza di processi da killare volta per volta. E questo potrà dipendere, come fatto concettuale, già si può immaginare. Per esempio, prendiamo una variabile, una considerazione a caso. Quanto tempo è trascorso dalla computazione e quanto tempo è ancora necessario per completare i compiti assegnati ai processi? Immaginate, ad esempio, che ci sia un processo che è arrivato al 99% della sua elaborazione, anche se a bassa priorità. Però magari, siccome il 99% del tempo, secondo una statistica, io magari lo faccio correre ancora un pochino, perché magari sarebbe un peccato perdere il primo 99% di elaborazione. Si può invece, per esempio, dire ammazziamo i processi che detengono un certo tipo di risorse. E questo è un altro discorso. Ci possono essere vari criteri che in qualche modo determinano il tipo di risorsa, il tipo di processo da abbattere. Quindi questi sono soltanto alcuni dei criteri, ma potremmo sicuramente pensarne anche ad altri. Quindi ecco, parliamo di selezione della vittima, e una volta che abbiamo minimizzato questi costi, dovremmo riprendere attraverso un processo di rollback, quindi processo andare indietro, rientrare in uno stato sicuro, in modo da poter riavviare la computazione. Tutto questo, ripetiamo ancora una volta, ci può comunque indurre in una situazione di starvation che è diversa dal deadlock.
Cioè, che si può accadere che, malgrado tutto, ci può essere un processo o una serie di processi che, magari per una situazione di bassa priorità, possano non essere mai presi in considerazione. Oppure, nel caso della selezione della vittima, i tipi soggetti vengono sempre scelti loro e quindi il processo non riesce mai a terminare la propria computazione. Quindi anche questo va preso in considerazione. Quindi bisognerebbe combattere con l'aging, presumibilmente per evitare che sempre lo stesso o gli stessi processi vengano presi come bersaglio per ripristinare uno stato sicuro. Terminiamo questo excursus sul deadlock, semplicemente dicendo che non abbiamo fatto una serie di considerazioni, abbiamo visto quindi che non esistono metodi sicurissimi. Proprio perché non è possibile conoscere l'evoluzione completa del nostro sistema, perché il nostro sistema è estremamente complicato. Quindi, quello che si può fare è una scelta combinata di questi metodi. Quindi, per esempio, metodi per la prevenzione, qualche metodo per il rilevamento e qualche metodo che eviti proprio situazioni incresciose. Quindi è una sorta di mix di questi algoritmi che ci può dare una migliore performance, la migliore possibile. Bene, ragazzi, è stata una lezione abbastanza lunghetta, lo sanno le mie corde vocali. All'inizio più basse, poi dopo diventano sempre più vibranti le mie corde vocali. Bene, con questa lezione, ragazzi, noi completiamo la parte sui processi, che è una bella parte corposa, importante. Che dire, ragazzi, come al solito, io leggo raccomandazioni che vi faccio, cercare di studiare volta per volta. Io sono qui per ogni vostro chiarimento. Cercate di ascoltare tutto ciò che ho detto, integrarlo con quello che c'è scritto anche sulle slide, che più o meno si integrano le cose, e soprattutto, ragazzi. La cosa che mi sento di dovervi dire è di non abbandonare il libro. Cioè, è vero che ci sono queste lezioni online, che è una componente aggiunta, è vero che ci sono le slide che già avete, ma tutto ciò non comporta che voi non leggiate anche dal libro di testo. Va bene, allora io auguro a voi un viaggio con un buono studio. Come al solito, con il mio motto, studiate, studiate e studiate. Ciao!